Guarda, ho fatto sempre tantissimi sport, sciato, dall'arrampicata, più sport nella mia vita. Nuotavo, pedalavo e sciavo. E così, come una prova per me stessa, mi sono detta, ma sì, facciamo il mini trial a Locarno. È stato il mini tri a Locarno nel 2011, se non mi sbaglio. Era una giornata come questa, naturalmente un po' più calda, e mi ricordo che ero molto agitata, però è stata una gara fantastica, è quello che ha dato inizio a tutto. Allora, penso sia la bici, anche se anche la corsa, insomma, se sto bene, vado bene anche a corsa. E pedalare mi piace moltissimo correre, un po' meno nuotare. La mia disciplina debole è appunto il nuoto, perché ho cominciato tardi. Ho nuotato quando ero piccola, da bambina, a rana, e a crawl ho cominciato da adulta, quindi da sola. La mia tecnica è sempre stata molto pessima e migliorare è stato molto difficile. Allora, faccio parte del tri-team, però mi alleno sempre da sola, un po' perché seguo il programma del coach e quindi ho il mio programma, e anche perché mi piace essere indipendente sugli orari per far sì che riesco a gestire famiglia e allenamenti. Allora, lo sci ho iniziato prestissimo, proprio da bambina, e mi è sempre piaciuto moltissimo e ho fatto ore, settimane, giorni, proprio giorni, giorni di sci. E a un certo punto ho cominciato la bici, ho cominciato la corsa, gli interessi sono stati diversi e ora sono 3 anni che non scio più. Mi può essere stato d'aiuto forse in bici, sul non aver paura in discesa, sulla velocità, sull'equilibrio. Su queste cose sicuramente. Allora, nel 2019 ai mondiali 70.3 Ironman a Nizza mi ero preparata molto bene e a 2 settimane prima della gara mi sono infortunata. Ho gareggiato comunque, ma non sono riuscita a dare quello che volevo e non sono riuscita a arrivare all'obiettivo, cioè il podio, e questo mi ha delusa tantissimo. Mi è amareggiata per diverso tempo. Io ho, diciamo, la fortuna di essere casalinga, quindi non lavoro. E una volta gestita la famiglia, mi dedico agli allenamenti, allo sport. E quando mi resta molto tempo ancora, mi dedico al recupero. Hobby, diciamo che mi piace la natura, quindi mi piace passeggiare e leggere. Allora, non ho un limite, voglio gareggiare fin quando il fisico me lo permette, sicuramente fino a quando mi diverto. E gli obiettivi, diciamo che li cerco di anno in anno. Magari se l'anno prima non sono riuscita a arrivare dove volevo, l'anno dopo mi rifaccio l'obiettivo. A Valencia non sono riuscita ad arrivare prima, l'anno prossimo l'obiettivo, uno degli obiettivi sarà quello. Sicuramente allenarsi con testa e affidarsi a un buon allenatore, avere costanza e dedicare il tempo di recupero. Allora, il segreto è avere passione e piacere di fare il triathlon. Ecco, questo è il segreto.